Il mondo della DeFi si muove ad una velocità pazzesca. Il capitale contenuto all'interno delle piattaforme è in continua crescita e abbiamo assistito allo sbarco sempre su nuove chain. Siamo partiti da Ethereum per poi passare alla Binance Smart Chain, per poi passare a Polygon, Terra, Solana. La prossima chain sembra essere Avalanche. Stiamo vedendo in questo periodo la nascita delle prime grandi piattaforme DeFi su essa e soprattutto sono in arrivo Aave, Curve e SushiSwap, che sono i tre colossi che daranno sicuramente il lancio finale a questa nuova chain che diventerà indubbiamente mainstream. Per questa ragione ho voluto fare un video dove vi spiego innanzitutto che cos'è e come funziona Avalanche. Inoltre andiamo a vedere come si passano i fondi ad esempio da Binance ad Avalanche su MetaMask e come si va ad interagire con le diverse piattaforme DeFi attualmente esistenti, appunto direttamente da MetaMask sulla chain Avalanche. Infine andiamo a vedere quali sono i progetti più interessanti da seguire per ora esistenti, perché ripeto, mi immagino ne nasceranno una quantità industriale nel mondo Avalanche. Tenetevi forte perché sarà molto interessante. Ho preparato anche qualche slide di supporto per evitare di perdermi troppo in questo argomento che è vastissimo. Tenetevi forte e seguitemi. Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. La domanda che ci poniamo oggi quindi è questa: Avalanche sarà il prossimo protagonista della DeFi? Domanda forse retorica, perché come vi accennavo nell'intro, molti dei big della DeFi come Curve, SushiSwap e Aave hanno già deciso di piazzare degli incentivi giganteschi di liquidity mining su Avalanche e di migrare anche lì le loro piattaforme, quindi probabilmente è soltanto questione di tempo. In ogni caso faccio un grosso disclaimer, ovvero questo video non vuole essere un messaggio che dice correte a comprare AVAX, non vuole essere un'analisi del prezzo, vuole semplicemente essere un'analisi fondamentale della blockchain Avalanche, quindi come funziona, che caratteristiche ha, quali sono i suoi progetti più interessanti e come si utilizzano, perché sapete bene io punto molto sul farming, sull'utilizzare piattaforme DeFi. Qui ce ne sono alcune interessanti, vale la pena capire appunto come utilizzarle e quali sono i rischi nel farlo. Questo è il focus di questo video, non essere un consiglio finanziario che vi dice comprate AVAX. Se vi interessa il token fate poi le vostre riflessioni e decidete eventualmente nell'ambito di una vostra strategia come investirci, ma non solo perché l'ho menzionato in questo video. Mi raccomando, le slide infine le potete scaricare gratuitamente dal link che trovate in descrizione, così se vi va ve le riguardate con calma. Iniziamo adesso dalle basi, ovvero come funziona la blockchain Avalanche, quali sono le sue caratteristiche che la diversificano dal resto che c'è in circolazione. È una blockchain innanzitutto proof of stake con delegazione e fino a qui niente di nuovo, ce ne sono tantissime. È il classico modello che prevede un pool di validatori, che quindi sono coloro che appunto validano i blocchi e le transazioni, e gli altri che non si possono permettere, diciamo, di diventare validatori perché comunque ci sono dei requisiti, possono delegare il loro stake ai validatori già esistenti, quindi accrescendo il loro potere. La decentralizzazione di Avalanche è buona ma non eccezionale, siamo comunque su un buon livello per essere un proof of stake con delegazione, 1000 validatori, qualcuno in più anche, ripeto, è un buon livello, è ai livelli di Solana per capirci. Per fare un confronto, ovviamente non è a livello di Ethereum 2.0 che punta ad avere centinaia di migliaia di validatori. È l'unico che riesce, che punta a riuscire a fare un'impresa del genere, ci sta volendo molto tempo come ben sapete. Per adesso questo comunque è un ottimo standard. È compatibile con Solidity, il linguaggio di programmazione di Ethereum degli smart contract, e con l'Ethereum Virtual Machine. Quindi le varie applicazioni, DApp, DeFi e quant'altro,
programmate, costruite su Ethereum, possono essere facilmente migrate anche su Avalanche con qualche piccola modifica. La decentralizzazione è buona e la velocità è pazzesca, perché 4500 transazioni al secondo è veramente uno standard elevatissimo per quanto riguarda la scalabilità. Questo si traduce in fee pressoché nulle e transazioni pressoché istantanee. Procediamo mettendo un po' di focus maggiore sullo staking e sui validatori, perché abbiamo accennato a questo modello di POS. Adesso andiamo a vedere come si fa a mettere in staking le proprie coin, a delegare o a validare. Allora, per farlo, innanzitutto capiamo che cos'è un validatore e che cosa serve per diventare validatore. L'hardware non è proibitivo, ma neanche di fascia bassa. Considerate, ci vuole un PC con, mi pare, 8 giga di RAM, 2 GHz di processore, comunque dedicato a questa attività. E poi è necessario avere almeno 2000 token AVAX, coin AVAX, messe in staking su quello specifico nodo. Per i comuni mortali, ovvero coloro che non possono o non vogliono impegnarsi per diventare validatori, è possibile delegare. Come vi dicevo, c'è un limite molto più basso, ovvero almeno 25 token AVAX. Si sceglie un validatore a cui delegare il proprio stake e si ottiene comunque la rendita da staking. L'APY, quindi il rendimento dello staking, è all'incirca del 10%, ok? Percento più per cento meno, poi qualche validatore può trattenere una piccola fee, però all'incirca questo è il rendimento medio. Non c'è rischio slashing, proprio perché l'algoritmo di consenso non prevede lo slashing, ha un funzionamento particolare. Tra poco, quando andiamo a vedere come si utilizza Avalanche, quindi il suo wallet e il suo ecosistema, vedremo anche tecnicamente come si fa a mettere in staking le proprie coin. Per adesso continuiamo ancora un attimo, abbiate un po' di pazienza con la teoria, perché è molto importante. In particolare ci tengo a mostrarvi il funzionamento del suo algoritmo di consenso, che si chiama appunto Avalanche Consensus. Funziona in questo modo: viene inviata la transazione, quindi questa è la condizione di partenza, e questa transazione in qualche modo va validata dal network. Il network deve essere d'accordo e dire è valida. Questo è lo scopo del consenso. Arriva, la prende in carico un validatore, in realtà più di un validatore, però prendiamo anche il caso atomico in cui un validatore la prende in carico, la verifica e nel frattempo chiede a un pool di validatori vicini a lui, immaginatevi a caso, di dire la loro. Il validatore avrà detto la sua, gli altri dicono la loro e se la maggioranza è favorevole a validare la transazione, sì, il validatore in questione va in stato ok, immaginatevi, luce verde, altrimenti se la maggioranza dice di no, luce rossa. Poi quelli vicini a loro volta chiedono ad altri con cui faranno questo stesso procedimento, quindi la maggioranza è d'accordo, luce verde, se la maggioranza non è d'accordo, luce rossa. C'è un contatore che si chiama contatore di confidenza, che in sostanza ogni qualvolta uno stesso validatore dà la stessa risposta aumenta di uno, per dire sono sicuro, ancora più sicuro, ancora più sicuro, perché nel frattempo magari si è confrontato con altri validatori vicini e quindi aumenta la cosiddetta confidenza. In realtà non finisce qui, perché nel caso di transazioni conflittuali si crea una sorta di diagramma ad albero tra i diversi validatori che devono seguire un certo flusso per andare a risolvere questi casi conflittuali. Non ci approfondisco troppo perché si va veramente nel complicato, però vi voglio far vedere una simulazione grafica molto carina di cui vi lascio il link anche qua sotto. Lo apro sul mio browser, guardate, immaginatevi che questi quadratini siano i nodi validatori e che l'azzurro sia la luce verde, ad esempio, e il giallo la luce rossa. Il colore diventa più intenso tanto più i validatori hanno confidenza, quindi tanto più il contatore di confidenza aumenta. L'obiettivo è che alla fine tutti i validatori siano dello stesso colore, abbiano appunto trovato il consenso. Proviamo a fare andare, qua si può cambiare anche i parametri se volete, proviamo a fare andare la simulazione. Guardate cosa succede. Tac, vedete, si iniziano a confidare
confrontare tra di loro, trovano una soluzione e prima o dopo tutti giungono alla medesima soluzione con la massima confidenza. Chiaramente ci sono dei parametri poi che vanno a definire quanto è la massima confidenza e quante iterazioni c'è da fare, ma non li ho voluti approfondire per non andare troppo nel tecnico, che non è comunque lo scopo di questo video. Vi volevo soltanto presentare questo algoritmo di consenso innovativo che va a dividere in sostanza le transazioni tra vari validatori e fa sì che venga trovato il consenso nel giro veramente di pochissimo tempo, si parla di frazioni di secondi. Adesso continuiamo, una volta metabolizzato questo, magari riguardatelo se non vi è chiarissimo, e andiamo nel concreto. Se avete già provato ad aprire l'Avalanche Wallet, che si presenta in questo modo, esiste anche la versione web, quindi molto facile da navigare, avrete visto che è un pelo più complicato del classico wallet, dove abbiamo il nostro address, dove abbiamo sposta, invia, ricevi e basta, niente di più. In questo caso noi abbiamo 3 chain a disposizione, non so se avete notato, lo si vede già qua nel nostro bilancio. Abbiamo la X chain, la P chain e la C-Chain. Ognuna di queste chain ha un suo ruolo. Andiamolo a vedere, poi vediamo nel concreto come funziona questo wallet. Torniamo a noi e andiamo alla slide successiva. Allora, la X-Chain è quella che viene chiamata Exchange Chain. Sostanzialmente su questa chain c'è la creazione e lo scambio, quindi lo spostamento, di asset digitali. Si può creare nuovi asset digitali e li si può appunto spostare con le loro regole, ognuno con le loro regole. Non si possono creare smart contract, ma soltanto regole di base per questi asset che vengono creati. Questa exchange chain è quella con cui si integrano i vari exchange. Non si chiama così per quello, però sappiate che se prelevate ad esempio da Binance, prelevate verso la exchange chain. Poi abbiamo la P-Chain, che sta per Platform Chain, che è quella su cui gira il meccanismo di consenso, quindi su cui si coordinano i validatori, su cui si vanno a creare validatori, si va a fare lo staking e si vanno a creare, se si vuole, delle cosiddette subnet, che sono delle chain con delle regole custom che posso creare anch'io volendo, però devo avere il mio pool di validatori, insomma è una chain a parte che gode delle sue regole, può essere pubblica o privata e fa riferimento poi alla platform chain, che è un po' la testa di tutto. Queste subnet. Infine abbiamo la C-Chain, in cui C sta per contract, e come dice la parola stessa è la chain su cui vengono eseguiti gli smart contract. È compatibile con la EVM, la Ethereum Virtual Machine, e quindi ci si può andare a interagire con NFT, token ERC20 e DApp, chiaramente sull'Avalanche Network, non su Ethereum, è sempre nel mondo Avalanche, ma è quella a cui si accede, per capirci, tramite MetaMask, cambiando il puntamento, come se fosse Polygon oppure la Binance Smart Chain. Si cambia il puntamento ad Avalanche e si interagisce con la contract chain. Questa distinzione è fondamentale da capire, perché poi quando andiamo a muoverci sulla chain dobbiamo appunto fare dei movimenti cross chain all'interno del mondo Avalanche per passare dall'exchange alla C-chain. Andiamo avanti quindi e cerchiamo di capire, poi lo andiamo a vedere anche wallet alla mano, come trasferire i fondi ad esempio da Binance a MetaMask, che è quello che immagino la maggior parte di voi vorrà fare se vorrà poi provare le piattaforme di DeFi. Allora, da Binance, se io prelevo verso la X-Chain, quindi io quando scelgo il network AVAX su Binance, poi devo incollare come address di destinazione non questo, per capirci, che è quello C, ma quello X, questo qua, X-AVAX, eccetera, eccetera. Io li ricevo e me li troverò sulla X-Chain. Una volta ritirati sulla X-Chain, vado nella sezione cross-chain e li mando dalla X-Chain alla C-Chain.
faccio la transazione e mi viene fatto appunto lo spostamento. Adesso io ce li avrò sulla mia C-Chain e posso fare due cose diverse. Allora, posso o già averli in MetaMask se io vado a generare il mio wallet direttamente dalla chiave privata di MetaMask. Cosa vuol dire? Allora, se voi aprite MetaMask e andate a prendere il vostro address, questo qua che vedete, che insomma è l'address che avete già connesso a MetaMask, se voi cliccate qui, fate dettagli account e fate esporta chiave privata, lui vi mostra la chiave privata di questo account, di questo address. Fate attenzione perché è un'operazione molto sensibile, assicuratevi che nessun altro veda la vostra chiave privata e che il vostro PC non sia affetto da virus mentre fate ciò. Vi ricordo che siete online. Poi nella fase di creazione di un wallet, ve lo mostro anche, quando voi accedete per la prima volta a un wallet potete fare access wallet, da qua, private key. Voi la incollate, poi qua all'interno accedete al wallet e vi troverete già all'interno della C-Chain, come abbiamo visto prima, il vostro address di MetaMask e quindi saltate un passaggio. Altrimenti potete creare un nuovo Avalanche Wallet, Create Wallet, generate una seed phrase, però avrete un address C-Chain diverso dal vostro MetaMask. Quindi dovrete fare un passo in più, che è quello di inviare prima dalla X-Chain alla C-Chain e dopo dalla C-Chain all'address MetaMask per poterlo gestire da lì. Una volta che li avete su MetaMask dovete ovviamente puntarlo al network di Avalanche, tac, e siete pronti a interagire col mondo DeFi. Spero che sia stato chiaro, riguardatevelo semmai un'altra volta perché questo è veramente il punto più complicato operativamente parlando. Vi avevo promesso che avremmo visto anche come si fa lo staking, quindi torniamo un attimo sul wallet e guardiamolo. Allora, per andare a mettere in staking gli AVAX, come vi dicevo, occorre interagire con la P-Chain. Quindi la prima cosa da fare è spostare dalla X alla P-Chain. Una volta fatto ciò, da Earn, dalla sezione Earn, noi possiamo andare a delegare, vedete, ci vogliono almeno 25 AVAX, e scegliere il nostro validatore. Una volta fatto ciò, inizieremo subito a guadagnare ricompense e le potremo poi riscuotere di volta in volta da qui. Interagiamo, ripeto, con la P-Chain, ok? Quindi non con la C-Chain, che è quella di MetaMask, mi raccomando questa differenza. Adesso andiamo a vedere le principali piattaforme DeFi più interessanti al momento su Avalanche. Una DeFi non si può definire tale se non ha la sua piattaforma di lending e quindi partiamo proprio da questa. La piattaforma di lending attualmente più utilizzata, non è ancora arrivato a Aave, vi ricordo, sul mondo Avalanche si chiama BankUI, credo che si pronunci così. E al momento contiene quasi 2 miliardi di dollari. Come vi dicevo, ci interagiamo dalla C-Chain, lo sottolineo mille volte, abbiate pazienza, quindi vedete l'address di MetaMask, tac, quello che inizia con 0x per capirci, collegato alla chain Avalanche, questo è il punto di partenza. Da qua in poi considerate che noi possiamo fare tutto direttamente da MetaMask, esattamente come se fosse una qualsiasi altra chain, e paghiamo il gas in token AVAX. Se volete, ecco un'altra cosa che vale la pena dire, se volete andare a spostare gli asset dal mondo Ethereum al mondo Avalanche, vi mostro come si fa, si utilizza l'Avalanche Bridge e sostanzialmente voi prendete un qualsiasi token ERC20 oppure Ethereum e lo potete spostare ad Avalanche, vedete diventa il token .e con l'estensione .e che vuol dire punto Ethereum, una roba del genere, vuol dire che ha a che fare col mondo Ethereum ed è wrappato all'interno di Avalanche, ok? Il classico funzionamento di un ponte che ti prende gli asset da una chain, se li trattiene lui e te ne eroga una tale quantità su un'altra chain. E quindi
quindi così facendo paghiamo un po' di commissione più la gas fee di Ethereum chiaramente, e riceviamo anche un po' di AVAX se facciamo una transazione di più di $75. Non pensate che sia una somma alta che ricevete, però magari serve giusto per pagare il gas su Avalanche, che ha un costo bassissimo, e quindi l'airdrop è finalizzato unicamente a farvi fare qualche transazione. Ma il mio consiglio è quello comunque di avere sempre un po' di AVAX all'interno dell'account che usate. Tornando a noi, riswitchiamoci sulla Avalanche Chain per riguardare bene Bank UI. È il classico funzionamento da piattaforma di lending, quindi si può depositare collaterale, ottenere quindi una ricompensa e andare a utilizzare tale collaterale per avere potere di prestito, di prendere un prestito, di indebitarsi su lo stesso asset oppure altri. La cosa interessante è che adesso ci troviamo in una fase di lancio, quindi abbiamo la possibilità di ottenere un rendimento sia depositando collaterale che prendendo in prestito. Vi faccio un esempio: se io ho dei WBTC, li deposito su Bank UI e ottengo l'8,34% di rendimento, in parte chiaramente nel loro token, ok, il token QI. Poi se utilizzo questo come collaterale, prendo in prestito ad esempio USDT, chiaramente sovracollateralizzato, ovvero potrò prendere in prestito meno USDT del valore dei miei VBTC, allora guadagnerò un altro 13,93%, cioè pago il 9,26, ma ottengo in token QI il 23 e il netto è il 13,9 guadagnato sul prestito. Quindi non pago io per prendere un prestito come accade di solito, ma vengo pagato. Quindi già sto macinando interesse sia da un lato che dall'altro, e poi magari questa liquidità la utilizzo su altre piattaforme DeFi del mondo Avalanche. Chiaramente questi sono tutti token.e interni ad Avalanche, non si possono migrare altrove. E adesso, oddio, si può volendo utilizzando il bridge, però ha più senso ovviamente sfruttare a catena i vari mattoncini del mondo DeFi su Avalanche. Adesso andiamo appunto a vedere gli altri, partendo dal DEX più utilizzato, che si chiama Pangolin Exchange. È il DEX più utilizzato in termini di TVL e di volumi, come potete vedere. Andiamo a darci un'occhiata e vedremo subito che il feeling è molto simile a QuickSwap e tutti quelli di quella famiglia. Insomma, noi possiamo fare lo swap, quindi scambiare un token con un altro banalmente. Quindi se ad esempio io ho portato AVAX da Binance per usare la DeFi, posso come prima cosa, dopo aver fatto tutti i passaggi alla C-Chain e quant'altro, poi scambiarli con altri token per poi metterli in pool se voglio. I pool io li vedo da qua, PNG, quelli che permettono di farmare. In particolare qui su Pangolin il rendimento è interessante sui pool che hanno all'interno AVAX o PNG, che è la sua specifica coin, e i rendimenti, questi che si farmano, si ottengono chiaramente in PNG. È esattamente come usare QuickSwap, perché poi le ricompense le vado a ottenere da qua cliccando su PNG. Una volta che ho depositato la liquidità, che vuol dire, lo ripeto ancora perché comunque il procedimento è lo stesso ma vale la pena ripeterlo, la prima cosa da fare è andare su pool, fare add liquidity, scegliere la coppia tipo AVAX DAI, non lo so, ne ho scelta una a caso, metto dentro un ammontare sempre 50-50, vado a dare liquidità e ottengo il token LP. Il token LP poi lo vado a mettere in staking qua dentro, faccio deposit e vado ad aggiungere, vedete il token qua si chiama PGL, è il token LP, niente più niente meno, e una volta che l'ho depositato, messo in staking qua dentro, allora inizio a ottenere i PNG che posso andare a richiedere da qua, ok? Quindi questo è il funzionamento di Pangolin Exchange. Ve ne dico una in più: combinando Bank UI e Pangolin in particolare, guardate, c'è questo pool che è QI AVAX. Se io vado a dare liquidità a QI AVAX, ottengo e poi metto in staking il token PGL, che è il token LP, qua su Bank UI all'interno di quella finestra rewards. Posso fare anche tutto direttamente da qui, guardate, mettere immediatamente la liquidità dall'interfaccia di Bank UI, ottengo un APR del 300
105% al momento, che non è affatto male. Ovviamente sono esposto a QI, AVAX e la impermanent loss. Considerate queste cose. Adesso andiamo a vedere un secondo DEX che si chiama Trader Joe. Il nome fa molto ridere, ma effettivamente è il terzo per TVL sulla chain di Avalanche. Quindi io vi sto facendo vedere quelli che sono i principali DEX, piattaforme di lending, aggregatori, insomma le piattaforme DeFi, anche perché poi ce n'è tante altre, ma appunto queste sono le più utilizzate. Partiamo da qui per avere una panoramica su quello che è il mondo Avalanche. Poi durante le live, come al solito, faremo approfondimenti di volta in volta su tutto quello che offre, anche perché scommetto che avremo un sacco di cose da dirci. Questo è il classico DEX, quindi noi abbiamo la possibilità di nuovo di fare trade, carino anche il grafico che viene implementato di fianco, abbiamo la possibilità di andare a dare liquidità all'interno di vari pool oppure di creare alcuni pool se dovessimo volerlo fare, farmare, quindi una volta che abbiamo dato liquidità, come vedete, è possibile andare a mettere il token LP in staking, le classiche dinamiche da DEX, insomma nulla di nuovo, esattamente quello che si può fare con Pangolin lo si fa all'interno di quest'altro DEX. Ha il suo token, che è il classico token farmabile, quindi sapete come la penso su questa categoria di token. Io sinceramente utilizzerei un approccio del tipo farm and dump con tutti questi, anche con PNG, detto in maniera sincera, a meno che uno non si voglia esporre, l'unico è con QI, se uno non si volesse esporre su questo pool che dà un APR molto alto, allora quello forse è l'unico caso in cui può valer la pena andarsi a esporre direttamente sul token QI. Alla fine parliamo anche dei rischi, tra poco, quindi attenzione, guardatelo bene fino in fondo il video, perché anche i rischi chiaramente vanno sempre valutati. Quindi qua non sto tanto a spiegarvi il più e il meno, c'è anche la funzione ZAP che vi permette di andare a cambiare un token direttamente in un token LP, ma io sconsiglio di utilizzarla perché spesso c'è uno slippage molto alto, io ho fatto delle prove e ci si va a perdere, quindi io consiglio di fare tutti i passaggi attraverso il prima dare liquidità e poi mettere in staking e farmare. Ecco, questo è quanto. Poi abbiamo infine Yield Yak, che è il primo aggregatore che è nativo proprio, aspettate che ve lo vado a prendere, che è nativo Avalanche, perché in realtà non è l'unico, abbiamo anche Beefy Finance su Avalanche. Beefy Finance tra l'altro è una piattaforma già conosciuta e auditata, quindi è anche un livello di sicurezza in più. Le piattaforme che vi ho menzionato finora non sono ancora auditate, quindi mostrano dei rischi un pelo più alti. Qua vedete si appoggia a Pangolin, in particolare credo solo a quello, no, ce n'è anche un altro, e il classico funzionamento, quindi si va a mettere il token LP anziché sul DEX, lo si va a mettere in staking su Beefy oppure su Yield Yak, nel caso in cui noi stiamo parlando appunto di Yield Yak, e si va a ottenere una ricompensa in parte nel token Yak e in parte composta, quindi automaticamente fatta, cioè richiesta la ricompensa e aggiunta liquidità nel token LP. Come vedete qua vi fa vedere quello che è l'APY previsto per questo specifico pool e basta, quindi questo è anche qua il funzionamento, è quello, cioè si va a mettere il token LP all'interno, qua c'era da collegare prima MetaMask, sempre una volta che è sul network Avalanche lo colleghiamo, si va a mettere a depositare l'LP qua dentro e si inizia a farmare su Yield Yak anziché direttamente qua ad esempio su Pangolin. Qua su Trader Joe si appoggia agli altri DEX, non è che fa particolari cose, però risparmia la fatica di andare a fare ogni volta harvest e l'auto compound, quindi andare a vendere il token e metterlo in liquidità, ve lo fa lui e in parte dà le ricompense nel suo token Yak, che anche quello è il classico token da farm and dump. Quindi questo è quanto. Se poi volete seguire un po' l'andamento nel tempo anche della DeFi su Avalanche, vi consiglio DeFi Llama, che è una dashboard gratuita, vi fa vedere un po' l'andamento di tutte le varie
varie piattaforme DeFi. Per ora abbiamo visto un po' i fondamenti, quindi il lending, abbiamo visto Pangolin, il DEX, Trader Joe che è un altro DEX, Yield Yak che è il compounder, arriveranno a Aave Curve, quindi se non volete esporvi a rischi di piattaforme nuove, non auditate e magari ancora da verificare, perché ripeto è un ecosistema ancora molto nuovo, ci può stare, comprendo il voler aspettare. Se si vuole già iniziare a interagire con questo ecosistema, il mio consiglio è di iniziare a farlo con poco capitale per prendere dimestichezza e soprattutto perché, ripeto, in questo momento ci sono ancora dei rischi legati al fatto che queste piattaforme sono nuove. Infatti potete sempre leggere che sono in beta, BankUI, anche Pangolin, Trader Joe ancora di più, ancora più nuovo, quindi ripeto, massima cautela, non fare mosse azzardate, soppesare sempre rischio e rendimento, perché se è vero che con le giuste combinazioni tra lending, borrowing, tutto pagato, poi do liquidità sugli altri DEX, ottengo un APR, APY molto alto, è altrettanto vero che mi sto esponendo a rischi di piattaforme nuove. Scusate se lo ripeto tante volte, ma va sottolineato. Con questo, amici, io vi chiedo cosa ne pensate dell'ecosistema Avalanche. Pensate che può avere un futuro, che può cioè sicuramente diventerà protagonista della DeFi o che sarà superato magari da altre chain o altre piattaforme? Ditemi sempre quello che ne pensate e io vi faccio un caro saluto e alla prossima!